Ciao, namaste e benvenuti in questa breve pratica per dare il nostro benvenuto alla primavera. Questa pratica è una pratica un pochino riattivante, quindi mira a riattivare la nostra energia interna, anche a creare magari un pochino di calore, ma soprattutto a darci quella sensazione anche proprio di circolazione, quindi del sangue che comincia a ricircolare, ma anche della circolazione linfatica che comincia a riprendersi un pochettino. Quindi sarà una pratica piuttosto intensa, non molto lunga, che potrei fare di preferenza al mattino e come vedi non c'è bisogno assolutamente di alcun props. Ovviamente questo tipo di pratica è Hatha Flow Inspired, quindi andremo a fare poi un piccolo flow. Se non sai cos'è il flow, è qualcosa molto simile ovviamente allo yoga, al Vinyasa Yoga, in cui appunto si fluisce da flow tra una posizione e l'altra. Questo video è in collaborazione con Valeria di Veg Life Channel, la quale invece sul suo canale ti proporrà qualche ricettina proprio per dare il benvenuto alla primavera. Quindi cominciamo subito la nostra pratica mettendoci in Supta Baddha Konasana. Quindi ci allunghiamo al tappeto, piante dei piedi a contatto tra di loro, una mano sul ventre, una mano al centro dello sterno. Chiudi gli occhi e respira. Respira normalmente dal naso, ma se conosci qui puoi introdurre l'Ujjayi Pranayama. L'Ujjayi Pranayama è una respirazione che puoi effettuare facendo una piccola costrizione alla base della gola, quindi ti basterà inspirare e poi espirando immaginare come di appannare un vetro, ma mantenendo la bocca chiusa. Se è da tempo che pratichi, magari puoi fare l'Ujjayi sia nella fase di inspiro che nella fase di espiro. Se non conosci, se non sai cos'è, respira comunque normalmente per tutta la pratica. Ora inspira profondamente dal naso. Ed espirando comincia a spingere un pochino l'ombelico verso la colonna, cercando di sentire per bene tutta la fascia lombare che aderisce bene al tappetino. Ancora una volta inspiro ed espirando cerco di spingere il più possibile l'ombelico verso la colonna e riporto i piedi a terra. Inspiri. Ed espirando, cosce al petto. Ok, ancora una volta qui ritorna al tuo respiro e mi raccomando, sulla fase dell'espiro, cerca di approfittare di questa posizione per sentire bene l'ombelico che spinge verso la colonna e tutta la fascia lombare ben aderente al tappetino. Inspira. E prossimo ispiro incrocia le mani sulla tibia destra. Espirando, spingi le mani sulla tibia per avvicinare il più possibile la coscia al petto. Estendi la gamba sinistra avanti a te, mantenendo il piede a martello. Assicurati di continuare a respirare e di sentire bene tutta la fascia lombare attaccata al tappetino. Se questo non è il caso, modifica la posizione sollevando un pochino di più la tua gamba sinistra. Quindi scegli la variante per te più adeguata e stiamo qui per 4. Continua con l'Ujjayi Pranayama se possibile. 3, 2, respiro. Espirando facciamo cambio, incrocio le mani sulla tibia destra, stendo sulla tibia sinistra, pardon, stendo la gamba destra, piede a martello, scegli la stessa identica variante che hai scelto per l'altro lato, per il precedente lato, senti tutta la fascia lombare ben attaccata a terra, gamba destra ben estesa e stiamo qui per 4, 3,
due, un respiro ottimo, espirando riavvicina anche la coscia destra a petto, metti entrambe le mani sulle tibie, ancora una volta espirando, svuota per bene il ventre d'aria, ruota indietro le spalle, spingi l'ombelico verso la colonna e senti per bene la fascia lombare aderente al tappetino. Ancora un respiro così. E se non abbiamo problemi alla colonna, cominciamo a dondolare per almeno 4 volte, per poi incrociare le caviglie e raggiungere direttamente la posizione della panca. Se hai problemi alla colonna, ti rigirerai su di un lato e piano piano ti posizionerai nella posizione della panca. Quindi chi sta rullando ancora una rullata sulla colonna, incrocia le caviglie, mani a terra, due lunghi passi indietro e trovi la posizione della panca. Allora, nella posizione della panca cerchiamo di stendere bene le nostre gambe, attivare l'ombelico verso la colonna, proprio come abbiamo fatto adesso a terra. Allarga bene le dita delle mani e se per qualsiasi ragione questa posizione è troppo per te, porta le ginocchia a terra, ma mantieni un'unica linea che va dal coccige alla cima della testa. Scegli la tua variante, stiamo per 3. 2, un respiro e ci prepariamo a Chaturanga. Per Chaturanga spingo con le dita dei piedi le mie spalle un pochino più in avanti, circa 2 cm più in avanti rispetto ai miei polsi. Espirando, fletto le braccia. Sto qui per un respiro. Inspira, Urvamukha Svanasana. Ovviamente potete fare Chaturanga anche con le ginocchia a terra se è troppo per voi. Ed espirando, Adho Mukha Svanasana. Fletti prima una gamba, poi l'altra. Inspiriamo dal naso, espira dalla bocca. Ancora una volta, mi raccomando, cominciate ad aprire bene le dita delle mani, spingete bene con pollice e indice dentro il tappetino. Inspira dal naso, espiro dalla bocca. Espirando, fletto le gambe, guardo in mezzo alle mie mani, cammino, salto, piedi in mezzo alle mie mani. Inspira, allunga la colonna in Ardha Uttanasana, cerca di spingere bene i talloni a terra. Opzione, se vuoi, di portare le mani sulle tue tibie, apri bene le spalle. Inspiro, Uttanasana, mi lascio andare. Ancora una volta, inspira, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Rivolgi i palmi delle mani verso l'alto, spingi i piedi dentro il tappetino. Inspirando, saliamo su, Hasta Tadasana. Rimani con le braccia verso l'alto, spalle basse. Chiudi un attimo gli occhi, respira qui. Senti i tuoi piedi che affondano dentro il tappetino. Senti le spalle che si allontanano dalle orecchie. E poi inspira per allungare la spina, allungare tutto il tuo corpo. Ed espirando mi piego in avanti, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, mani ai lati dei piedi, due lunghi passi indietro, panca. 3 respiri. Forti con l'addome. L'addome è tutto in questa pratica, eh? Andiamo proprio a risvegliarci a partire dal centro, da Manipura Chakra. Spingiti con le spalle 2 cm un pochino più avanti rispetto ai tuoi polsi e respira Chaturanga. Inspira Urvamukha Svanasana. Opzione, se vuoi, di guardare in questi primi cani a testa in su di fronte a te e poi solo dopo, magari quando ci sentiamo un pochino più caldi, verso l'alto. E respirando, Adho Mukha. Bene, 3 respiri qui, apri bene le dita delle mani. Inspira dal naso, espira dalla bocca. Ancora una volta.
Ora, inspirando, porta la gamba destra verso l'alto, spingi con entrambe le mani il tappetino via da te. Ed espirando, ginocchio destro al gomito destro. Inspira, gamba destra ancora verso l'alto. Espiro, ginocchio al naso o alla fronte. Inspira, gamba destra verso l'alto. Espira, ginocchio al gomito sinistro. Inspiro, gamba destra verso l'alto. Espiro, piede destro in mezzo alle mie due mani. Mi sistemo in low lunge, quindi bene il ginocchio in linea con la caviglia. Ancora un respiro qui, stendi bene la gamba sinistra dietro. E poi stacco le mani da terra e mi preparo per andare in un Tadasana su una gamba sola. Quindi solo sul piede destro, sulle braccia. Questa pratica è molto simile, aiuta anche un pochino chi ha acquistato il mio pacchetto di Yoga for Balance a ripassare qualche posizione. Da qui inspira mani in preghiera di fronte allo sterno ed espiri completamente. Inspira nuovamente sulle braccia. Espirando, mano sinistra giù e vado ad afferrare piano piano con la mano sinistra la caviglia sinistra. Avvicino le due ginocchia. Inspiro, mi allungo bene con la spina, con il corpo, guardo di fronte a me ed espiro, scendo un pochino in avanti con il busto e spingo con il piede la caviglia sinistra dentro la mano sinistra. Opzione, se vuoi, di portare pollice e indice della mano destra in Jaya Mudra. E poi lentamente espirando, mani in preghiera di fronte allo sterno, sposto lo sguardo un pochino più a terra, trovo il mio Drishti ed entro nella versione modificata del Guerriero 3. Chi ha seguito il mio pacchetto di Yoga for Balance sa cos'è il Drishti, sa come allenarlo. Cercate quindi un punto da osservare a terra. Poi porto entrambe le mani a terra e mi apro nella mezzaluna Ardha Chandrasana. Quindi apri l'anca sinistra, piede sinistro fortemente a martello, guarda verso il pollice della mano sinistra. Stai per 3, 2, un respiro. Espirando fletto la gamba destra, porto il piede sinistro a terra ed entro in Virabhadrasana 2. Bene, per sentire se abbiamo sistemato bene le nostre pelvi, portiamo le mani davanti alle nostre pelvi, quindi a livello degli inguini, e cerchiamo di sentirli ben aperti. Quindi posso aiutarmi con una mano dietro al sacro per spingere un pochettino il coccige in avanti e una mano sotto l'ombelico per spingere questa parte verso la colonna e verso l'alto. Quindi riapro le braccia in Virabhadrasana 2. Ruota il palmo della mano destra verso l'alto, inspirando Reverse Warrior. Espirando Parsvakonasana. Opzione, se vuoi, di portare l'avambraccio destro sulla coscia destra, il braccio sinistro verso l'alto, oppure se pratichi già da tempo, mano destra a terra e braccio sinistro oltre la testa. Poi guarda a terra, inspira, spingi con il piede destro, vai indietro nel triangolo invertito. Ed espirando, mani a terra, passo indietro, panca, chaturanga, urva muka, adho muka. Ok, due respiri qui. Inspira dal naso se vuoi. Espiro dalla bocca. Ancora uno. Ok, inspira sulla gamba sinistra. Espiro, ginocchio sinistro al gomito sinistro. Inspira sulla gamba sinistra. Espira, ginocchio al naso o alla fronte. Inspira, vai indietro, espira, ginocchio sinistro, gomito destro. Inspiro, ritorno su, espiro, piede sinistro in mezzo alle mie due mani, low lunge. Due respiri qui per sistemarmi bene in low lunge.
E quindi inspira, Tadasana, su un'unica gamba. Espiro, mani in preghiera di fronte allo sterno. Inspira, nuovamente braccia su. Espira, vai ad afferrare con la mano destra la caviglia destra. Avvicina le due ginocchia. Inspiri per allungarti ancora bene qui. Ed espirando, scendi in Dancer Pose, Natarajasana, quello che riesci senza esagerare. Espirando, mani in preghiera di fronte allo sterno, stendi bene la gamba destra indietro, segui il tuo drishti con lo sguardo, spingi il tallone destro verso un'immaginaria parete dietro di te e poi mani a terra e apro l'anca destra lateralmente per entrare in Ardha Chandrasana, mezzaluna. Stiamo per 3, 2, 1. Fletto la gamba sinistra, porto il piede destro a terra piano piano e all'entro mi accomodo in Virabhadrasana 2. Prima di andare avanti, metto le mani all'interno delle mie anche per sentire che siano bene aperte. Poi apro le braccia all'altezza delle spalle, due respiri. Quindi reverse warrior. Espirando Parsva Konasana, opzione facile, avambraccio sulla coscia, opzione completa della posizione, braccio destro che si stende, mano sinistra a terra. Ora guarda la punta del piede sinistro, inspira, spingi col piede sinistro, torna su, reverse triangle. Ed espirando, mani a terra, i lati del piede sinistro, vinyasa, panca. Chaturanga, espiro Urva Mukha, espiro Adho Mukha. Ok, 3 respiri qui, rilassa la testa, respira come vuoi, se vuoi espirare dal naso va bene. E alla fine dei 3 espiri, ginocchia a terra, ci sediamo un attimo con i glutei sui talloni e sciogliamo un pochino i polsi. Quindi porterò le mani sulle cosce, opzione se vuoi di portare il dorso dei piedi a terra e sederti direttamente sui tuoi talloni nella posizione dell'eroe, oppure di mantenere le dita dei piedi a terra per fare un piccolo stretching anche alla pianta dei piedi. Assicurati che anche il mignolino sia bene a terra. Chiudi gli occhi e restiamo qui 5 respiri. Ancora 3 respiri, se vuoi, comincia a richiamare nella tua mente i movimenti che abbiamo appena fatto, che diventeranno appunto il nostro vinyasa. Quindi ti ricordo, mentre rimarrai a respirare, che dalla posizione del cane a testa in giù cominceremo prima con la gamba destra, l'andremo a portare su e quindi porteremo il ginocchio prima al gomito corrispondente, quindi il ginocchio allo stesso gomito, gomito destro, poi ritorneremo su, il ginocchio al naso, poi ritorneremo su con la gamba, infine il ginocchio al gomito opposto, poi ritorneremo su e quindi piede in mezzo alle nostre due mani in low lunge. Da qui ispirando andremo in Tadasana con un piede solo e quindi in Natarajasana, la posizione di Shiva danzante, e poi da lì l'opzione di entrare in Virabhadrasana 3 facilitato con le mani in preghiera di fronte allo sterno, quindi Ardha Chandrasana, quindi Warrior 2, Parsva Konasana, Warrior 2 scusate, prima Reverse Warrior. Quindi Parsva Konasana, quindi reverse triangle e quindi il vinyasa. So che adesso, detto così, può sembrare, oh mio Dio, quante cose, ma piano piano seguitemi e ripetiamo tutto. Questa volta un respiro, un movimento, quindi quello che si chiama il flow nello yoga o vinyasa. Quindi torniamo un attimo in posizione quadrupedica, puntiamo le dita dei piedi e espira Adho Mukha. Apri bene le dita delle mani, mi raccomando, e ricordati sempre che l'interno delle ascelle è come se volessero guardarsi tra di loro. Questo ti permetterà di allontanare le spalle dalle orecchie. Cominciamo, inspira sulla gamba destra, espira, ginocchio destro
al gomito destro. Inspira sulla gamba destra, espira ginocchio al naso o alla fronte. Inspira, gamba destra su, espira, ginocchio al gomito sinistro. Inspira, gamba destra su, espira, piede destro in mezzo alle due mani, low lunge. Inspiro, tadasana, espiro, mani in preghiera di fronte allo sterno. Inspira, braccia su, espira, trova l'aggancio della mano sinistra con il piede sinistro. Espiro, scendo, Nata Rajasana. Inspiro ed espiro, mi apro piano piano, in vira, Bhadrasana 3. Mani a terra, inspira, Ardha Chandrasana. Inspiro ed espiro, vira, Bhadrasana 2. Inspira, reverse warrior. Espira, Parsvakonasana. Inspiro, reverse triangle. Espira, vinyasa, quindi mani a terra, passo indietro, panca, chaturanga espirando, inspirando Urdhva Mukha, espirando Anu Mukha. Bene, due respiri qua, sicuramente andando un pochino più in flow potrebbe sembrare anche molto più facile la sequenza. Se vi perdete qualche passaggio, mettete in pausa il video oppure continuate tranquillamente, non fa niente se perdete una posizione durante il flow. Quindi inspira, vai su con la gamba sinistra, espira, ginocchio sinistro al gomito sinistro. Inspiro, vado su, espira, ginocchio al naso. Inspira, gamba sinistra su, espira, ginocchio al gomito opposto. Inspiro, vado su, espiro, piede sinistro in mezzo alle mie due mani, low lunge. Inspira, Tadasana, su un unico piede. Espiro, mani in preghiera. Inspira, ritorna su con le braccia. Espira, trova l'aggancio, mano piede. Inspiro, Natarajasana. Espira, transizione, piano piano, warrior 3. Espiro, Ardha Chandrasana. Inspiro qui, espiro, vira, Bhadrasana 2. Inspiro, reverse warrior. Espira, Parsvakonasana. Inspira, reverse triangle. Espira, panca, inspirando. Chaturanga, espirando. Inspira, Urdhva Mukha. Espira, Adho Mukha. Ok, inspira dal naso, espiro dalla bocca. E ancora inspira dal naso, espira dalla bocca. Poi espirando flettiamo entrambe le gambe, guarda in mezzo alle tue mani, cammina o salta, piedi in mezzo alle tue mani. Inspira, Ardha Uttanasana, ed espirando comincia ad allargare un pochino i piedi, porta le mani sotto la pianta dei tuoi piedi, cerca di arrivare bene con le dita a livello dei polsi, puoi lasciare andare la testa e rimani nella posizione cercando un pochino di portare il peso a destra e a sinistra. Cerca anche di muovere un pochino le dita dei piedi sui tuoi polsi, proprio per massaggiare e riattivare appunto la circolazione. Recupera anche il respiro. Poi libero nuovamente le mie mani, inspiro nuovamente Ardha Uttanasana, espira, fletti le gambe, ci portiamo a terra, ci risistemiamo con la schiena a terra. Ok, avviciniamo i piedi alla distanza delle anche, il mento ben rientrato, caviglia destra sul ginocchio sinistro, spingi con la mano destra per un attimo il ginocchio destro lontano da te, assicurati che tutta la fascia lombare sia ben a terra e poi vai ad incrociare le dita delle mani o dietro la coscia sinistra o dietro la tibia sinistra.
Cerca di mantenere il piede destro a martello e continua a spingere il piede destro lontano da te, il ginocchio destro, perdono, lontano da te. Ancora per 3, 2, un respiro. E poi faccio cambio. Quindi caviglia sinistra sul ginocchio destro, spingo leggermente con la mano sinistra il ginocchio sinistro lontano da me. Sento bene tutta la fascia lombare a terra, il mio corpo che si riposa e si rilassa. Quindi incrocio le mani dietro la coscia o dietro la tibia destra, ruota indietro le spalle e porta la testa a terra. Stai per 3, 2, 1, ok. Riporta il piede destro a terra e come abbiamo cominciato questa mini pratica la terminiamo in Supta Baddha Konasana. Ascolta qui le sensazioni del tuo corpo, cerca di rilassare piano piano le spalle come se volessero fondersi dentro il tappetino. Rilassa le pelvi, rilassa i muscoli del volto. Ritrova il tuo Ujjayi se conosci o se magari l'avevi perso durante la pratica. Senti tutta l'energia che circola dentro di te, sia l'energia sottile che l'energia sanguigna, linfatica, che abbiamo riattivato attraverso questa piccola sequenza. Il tuo corpo che rinasce, rifiorisce proprio come la primavera. Quindi se vuoi puoi terminare la pratica concedendoti un ulteriore tempo in Shavasana, restando qui tutto il tempo che vuoi e godendo proprio dei benefici di questa mini pratica. Sicuramente sentirai formicolare un pochino i polsi, le caviglie, le mani, le parti delle mani, le piante dei piedi, ed è quello che volevamo fare. E poi per terminare la pratica, l'ultima cosa che ti invito a fare è avvicinare le cosce al petto, mettere le mani sulle tibie ed espirando rimanere almeno per 4 lunghi respiri con la testa su, con la colonna ben arrotondata. E poi da qui darsi uno slancino per tornare a sedersi, magari rimanere un pochino in meditazione se ne abbiamo voglia, oppure terminare qui appunto la nostra pratica. Bene, io spero veramente che questa breve pratica per la primavera ti possa tornare utile. Se fai questa pratica al mattino non esitare a vedere poi i consigli culinari di Valeria su Veg Life Channel per vedere cosa preparare poi come pranzetto super meritato dopo questa bella pratica anche tonificante. Noi ci vediamo presto per un mio nuovo video di pratica. Mi raccomando, se questa pratica ti è piaciuta fammelo sapere lasciando un commento, un like o condividendo questo video con degli altri tuoi amici o yogi. A prestissimo, namaste!